figliolino, stai bravo, stai bravo. Carnevale a Vialfrè. Come molti dei carnevali oggi vivi in Piemonte, è un carnevale rinato recentemente ad opera dei vialfredesi. Ma è rinato nella sua antica veste di carnevale contadino, con i personaggi e simboli della tradizione. Personaggi come gli uomini travestiti da donna o da bambina, che sono l'eco, ormai lontana, di riti di fecondità e la negazione, in maschera, dei ruoli fissati dalla comunità. Basta! Si rovescia anche il concetto del proibito e il valore della proprietà. Thank you.
vigilia si offre da bere a tutti e si danza sul ballo al palchetto. Compaiono le prime maschere fatte qui dal paese per il paese. A carnevale, al mattino, un'invasione di estranei, zingari, incubo dei contadini, attentato vivente alla proprietà. Ma se il paese che non sanno l'architetto, bravo! E trovate le biciclette, parli qui! C'è, non mi ha portato! C'è, il padre piega la galina, gioco del primo paese! Vialfrè, sulle colline del Canavese, non lontano da Ivrea, era un paese rurale. Oggi sono quasi tutti operai e impiegati nell'industria. Gli abitanti, 250 in tutto, sono aumentati ultimamente. 7 o 8 famiglie, una trentina di persone, sono venute a stare qui dalla città. Qualcuno di loro è tra le maschere. Fuma il cane, grasso, il pan? Fuma il cane, grasso. Ma che c'è andato il duca, che la droga, il galine? Ma che la raffina? Ma che la raffina?
Grosse, campionine, va avanti. Portiamo via anche la crava, poi porta via la crava. Ma che se ne crede? Tu fieni, che sei bravo. La crava. Dai, non fai niente, Non va bene. Ah, puzza il pintone. Perché avete scelto determinati atteggiamenti? Perché avete scelto determinate frasi, determinate parole che ripetevate più volte? Ma io credo sia difficile, soprattutto per noi giovani, risponderti a questa domanda, no? Perché noi il carnevale lo conosciamo soltanto perché l'abbiamo visto e l'abbiamo imparato. E non abbiamo neanche avuto moltissime occasioni, perché il carnevale di Vialfrè è stato ripreso da circa 5 anni a questa parte. E quindi è la prima volta, almeno per alcuni di noi, è la prima volta che interpretano questa parte. Quindi praticamente si imparano le cose, si vedono gli zingari degli anni prima e si vedono le cose che fanno, le cose che dicono. E da loro che si impara, cioè ogni anno noi possiamo portare dei contributi nuovi, nel senso che, non lo so, cambiamo qualcosa, abbiamo delle idee nostre nel costruire i carri, magari le nostre battute si fanno così più pungenti, non lo so, rispetto, per esempio noi abbiamo molto forzato... Si sono fatte più pungenti oggi? Ma io penso che ci sia stato un attacco, ad esempio, molto pesantino verso i carabinieri. Ma è solo più il piacere dell'incontro delle sere antecedenti alla manifestazione, che è una serie di incontri che culmina poi con l'affiatamento che c'è nel giorno di carnevale, la collaborazione che si trova subito dopo i primi minuti. Adesso invece, col tipo di vita che si conduce adesso, che conducono adesso, le cose cambiano, perché qui si può vivere esattamente o quasi con lo stesso modello che uno può vivere in città, più o meno. Mentre invece in occasioni del genere si viene proprio a recuperare forse quella comunità che diversamente tante volte non si nota più. Qui solo fino a 5-6 anni fa, alla sera, il paese era pieno di gente. Noi siamo venuti qua soprattutto perché l'Olivetti regolarmente sposta da Torino a Ivrea o ad Aliè stesso la gente, no? Ecco, il problema era o fai il pendolare a vita, oppure ti cerchi un paese e vedi un po' che cosa e come riesci a inserirti nella realtà locale del paese stesso. Direi che di difficoltà grosse non ce ne sono, nel senso che più o meno riesci a, così, molto più facilmente qui che non in città, ad avere dei rapporti con gli altri, no? Il discorso stesso del carnevale, secondo me, è un momento di aggancio e ti permette come persona di essere accolto ancora di più nella comunità. Ecco, io è la prima volta che, rispetto all'esperienza del carnevale, partecipo. Quello che a me ha colpito di più è la facilità con la quale, se il clima è quello giusto, tu di fatto riesci di inserirti e nella parte del personaggio e in tutto quello che ti è attorno. I vecchi di Vialfrè stanno molte ore accanto ai paioli a preparare per tutti fagioli e cotiche di maiale, insaporite, arrotolate, legate, le quagliette. La quaglietta è un elemento chiave della festa, l'oggetto del furto da parte di uno zingaro, la causa dello scontro fra trasgressori, i nomadi e gendarmi. Dopo fughe e inseguimenti, l'arresto. Il prigioniero sarà portato per le vie del paese e poi, nonostante i clamori e le proteste degli zingari, al processo. Stop! 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 Stop!
Al processo, a nome dei vialfredesi, un maresciallo delle guardie accusa, un avvocato difende, un generale giudica. Col gioco dell'accusa e della difesa, si mette ancora una volta in scena un antico rituale carnevalesco, la denuncia pubblica, la satira di vizi e stranezze della comunità. Una purificazione, da cui ricominciare la vita in comune, che ci riporta agli antichi riti di inizio d'anno. La mamma. Lo che stai facendo è sfiorsino, non è merda, ma se... No, signore! Mamma! Silenzio! Silenzio! La mummia la già, anch'io come merda! Perché chi è la nerubò? La sello ste! La nerubò! La rubò! Non la rubò! Ha rubato, signora! Io, maresciallo Pico Pallino, in forza presso la compagnia fasolera di Vialfrè, ho tratto in arresto questo individuo da tempo sospetto. Che si è permesso, oltre al resto, di portare via la quaglietta alla compagnia fasolera di Vialfrè. È vero, quaglietta ancora incordata, che mandava un profumo appetitoso. Ma crudo, ma tutti i nostri bravi cuochi hanno cotto con legna di fico. Il ladro qui legato con una catena della zia del gendarme si chiama Caracco Pignatelli, nato nel comune della Fame, circondario della Sede, distretto del bisogno,
Ecco. Mandamento della povertà. Mistero della miseria. Alla garanzia della persona. Ha i seguenti connotati. Età, quanti ne porta? Capelli da istrice. Occhi da civetta. Perché alla fuori una cosa. Orecchie da asino. Accusa! Una fattispecie! A lei rivolta al nostro paese, dichiaranza da me! E lei cura destra! Ma la festa trovarese si spetta da San Michele di Russo! È vero! Dato l'ora senza pietà, la Fulvia gli ha rovinato! Che servì a portare tutta la compagnia a fare la fisioterapia! Ma fa bene il ghignotto! Ma è all'ospedale! Murino, neo presidente murale, traghe sfinito due anni a sudore e fatica. Ma non aspettare la primavera per portare via il Bussel e l'infermiera. Al reato che la colpia profonda allo scher. Lo calè! Ma sempre! Hai mandato anche il truck? Qui! Con una piccosa tramuta e tre, che serviva per le feste di Giuseppe. Ma lo sai! All'arma del carnevale. Dunque, signori giurati della compagnia fasolera di Vielfreddo, accuso Caracco Pignataro di quanto ho detto, proprio contro gli articoli 1669, in data 2 agosto 1900 in Serbia, e propongo che l'imputato sia non solo condannato, ma impiccato. Pardon, signor generale, e tutta la compagnia del carnevale. A vostro riguardo, alla causa d'Alta Caracco Pignataro, da sera in questo paese, processò e condannò innocentemente. Dunque, mi come avvocato difensore, bravo! E vi fa che spovrò a divento madre. Signor avvocato, bravo! E voglio guardare se lo potesse salvare. Verifico e artifico, prove di spromo che all'arca la roba alle nenne verità. Bravo! Bravo! Stiamo tranquilli! Sarà più piestoso, signor avvocato! Sarà in forma, no! Soldi di venire! Ma per stasera! Sarà il vibro! In tal paese si è dichiarata mia! In realtà, all'inestato, non si è che si era dichiarato! Ma il suo nascere è tutto il se riguarda la Puglia dalla ruina, Caracco adesso già, perché tutta la compagnia a ginnastica le mai mancò e i risultati assume evidenziati. Al Bursale l'infermiera Giacolino ha un caso problematico, al fatto alle capità a Cesenatico. Ma non che riguarda al vin di nostro figlio, al paese, perché loro canto la canzone a scuola a tutti i putti. Ecco, lo sapevi, forse l'ultima volta a farmi venire a finale. Poiché io, avendo osservato e studiato paternamente bravo. Sul codice della compagnia fasolera e precisamente l'articolo 235 della legge un rubareggio di quagliette, code, salamini, eccetera, eccetera. In conformità di tutto questo, meriterebbe una pena assai grave, no, e cioè l'impiccagione. No, ma siccome l'articolo 72 della stessa legge concede le attenuanti per ladri e mendicanti, propongo, se credete, di obbligarlo a mangiare tanti fagioli finché abbia la pancia in rivoluzione, al punto di far rimbombare tutto il paese di Vielfre, qui a me e tra te. Dunque, signor maresciallo, siete pregato di lasciarlo libero. Lasciarlo libero! Scusami! Ah,
carabinieri a Carlo. Bravo! Il trasgressore, lo zingaro, è assolto. Ora vi alfredesi e zingari, guardie e ladro, rifanno la sfilata. È il momento dell'equilibrio tra l'ordine quotidiano e la follia della festa. Un momento che dura almeno fino alla fagiolata in comune e alle danze. Si brucia un fantoccio pieno di paglia, muore il carnevale. Tra gli interpreti e gli organizzatori molti giovani, quasi nessun contadino. Perché far vivere questo carnevale? Forse ci bastano le loro risposte. E poi, è noto, il carnevale risuscita sempre.